Ora che abbiamo fatto la scomposizione grafica, dobbiamo fare i calcoli per vedere quanti newton valgono, sono intense queste due componenti, cioè queste due forze, la forza peso parallela e la forza peso perpendicolare. Si può dimostrare che l'angolo alfa alla base del piano inclinato lo ritroviamo anche dentro questi due triangoli congruenti che si sono formati con le forze. Ritroviamo l'angolo alfa qui e qui. Questi due triangoli congruenti che si sono formati qua sono simili al triangolo del piano inclinato. Simili vuol dire che hanno gli stessi angoli. Infatti hanno l'angolo alfa come il piano inclinato, poi hanno l'angolo retto qua in questo punto e in quest'altro come l'angolo retto del piano inclinato, e poi l'altro angolo, cioè questo e quest'altro, sono questi due angoli congruenti a questo angolo quassù. In pratica, dire che questi due triangoli sono in scala, cioè sono simili al triangolo del piano inclinato, vuol dire che sono in scala con il piano inclinato. Attenzione però a una cosa, che il piano inclinato è fatto da tre lati che sono tre lunghezze, perché sono appunto 2 metri, 3 metri, e poi vedremo quanto è lungo il piano inclinato L. Mentre invece i due triangoli congruenti che si sono formati qui sono fatti con le forze, quindi non sono metri questi lati, ma sono newton. Quindi 9,8 newton in particolare è la forza peso, cioè l'ipotenusa di questi due triangoli rettangoli. È 9,8 newton perché basta calcolarla, questa forza, con mg. Un chilo per 9,8 newton su chilo, che è il campo di gravità sulla superficie terrestre, e quindi 9,8 newton in questo esempio particolare dove la massa vale un chilo. Quindi ricordiamo che questo triangolo del piano inclinato è fatto con le lunghezze, questi due triangoli congruenti invece sono fatti con le forze, quindi sono newton. Comunque, in virtù della similitudine tra questi due triangoli e il triangolo del piano inclinato, possiamo scrivere queste proporzioni, e cioè che l'ipotenusa di questi due triangoli fatti con le forze, la forza peso è l'ipotenusa, è in relazione con l'ipotenusa L del piano inclinato. Quindi l'ipotenusa del triangolo fatta con le forze sta all'ipotenusa del piano inclinato, come, e qui dobbiamo mettere invece gli altri elementi associati. Per esempio, se noi prendiamo la forza peso parallela, che è questo cateto qui, diciamo che in questo disegno è il cateto più corto, perché l'altro cateto è questo, la forza peso perpendicolare è il più lungo. Quindi il cateto più corto sta in relazione con il cateto più corto del triangolo del piano inclinato, quindi sta in relazione con H. Quindi forza peso parallela sta a H. Per completare la proporzione possiamo prendere l'altro cateto, forza peso perpendicolare, il cateto, diciamo così, lungo, che è in relazione con l'altro cateto lungo del piano inclinato, quindi B. Quindi forza peso perpendicolare sta a B. In realtà è improprio dire cateto corto e cateto lungo, perché in questo caso il cateto corto è la forza peso parallela, il cateto lungo è la forza peso perpendicolare, perché soltanto perché questo angolo è minore di 45 gradi. Se questo angolo supera i 45 gradi, per esempio 50, 60, 70 gradi, allora la forza peso parallela diventa il cateto lungo, e l'altra, la forza peso perpendicolare, diventa il cateto corto. Quindi non è preciso dire, non ha senso dire cateto lungo e cateto corto, perché questo dipende dall'angolo. Invece è più corretto dire cateto opposto e cateto adiacente all'angolo. Se l'angolo per esempio è questo qua, forza peso parallela è il cateto opposto all'angolo, e invece forza peso perpendicolare, che è quest'altro cateto qui, cioè questo, è il cateto adiacente all'angolo. Comunque, abbiamo scritto le relazioni di proporzionalità. Le possiamo scrivere anche in quest'altro modo, è la stessa cosa, solo che l'operazione di divisione l'ho scritta come frazione. Quindi ricordiamo cosa vogliono dire queste relazioni: vuol dire ipotenusa in questo triangolo fatto con le forze sta a ipotenusa del triangolo fatto con i metri, come cateto
diciamo opposto all'angolo, forza peso perpendicolare, questo cateto opposto all'angolo sta al cateto opposto all'angolo nel triangolo del piano inclinato, quindi il cateto opposto all'angolo è questo, e sta anche nella stessa relazione dell'altro cateto, quindi forza peso perpendicolare, che è il cateto adiacente all'angolo, lo vediamo anche qui, adiacente all'angolo, che sta in relazione con il cateto adiacente all'angolo del piano inclinato, che è B, cioè la base, questo. In queste relazioni di proporzionalità noi abbiamo le incognite, sono la forza peso parallela e la forza peso perpendicolare, perché non conosciamo queste due forze. Per esempio, iniziamo calcolando la forza peso parallela. Allora potremmo utilizzare questa relazione di proporzionalità, cioè questa qua. In pratica significa confrontare le ipotenuse, queste, con i cateti opposti all'angolo alfa. Confrontare le ipotenuse con i cateti opposti all'angolo alfa. Prendiamo quindi questa relazione di proporzionalità, la nostra incognita è forza peso parallela, per isolarla l'altezza la portiamo di qua, e quindi abbiamo che la forza peso parallela, la nostra incognita, è uguale alla forza peso per H, che va a moltiplicare qui, diviso L. E poi sostituiamo i valori per fare i calcoli. Forza peso parallela uguale forza peso 9,8 N per H 2 metri, diviso L non lo conosciamo ancora, però lo possiamo ricavare col teorema di Pitagora, perché noi conosciamo l'altezza e la base, che sono rispettivamente l'altezza 2 metri, la base 3 metri, quindi con il teorema di Pitagora possiamo trovare la lunghezza del piano inclinato, cioè L. Ecco qua il teorema di Pitagora: base quadrata più altezza al quadrato, radice quadrata, i numeri, 3 metri e 2 metri, attenzione che l'unità di misura pure bisogna elevarla al quadrato, radice di 13, metri lo porto fuori dalla radice, quindi metri quadrati diventa metri, e il risultato è 3,61 metri, questa è la lunghezza del piano inclinato, risultato ragionevole, perché è un valore maggiore sia dell'altezza sia della base. La base è 3 metri, l'altezza è 2 metri e il piano inclinato è più lungo di entrambi, 3,61 metri. Adesso che ho calcolato la lunghezza del piano inclinato, la vado a sostituire qui e quindi posso calcolare la forza peso parallela, che fa 5,44 N, circa 5,4 N. Anche questo risultato è ragionevole, perché abbiamo la forza peso da 9,8 N e questa componente, che si vede anche dal disegno, che è più corta, è 5,4 N circa.